La metafora che ha fatto su Salgari mi ha ricordato quello che ha detto tempo fa il nostro direttore scientifico Derrida De Carcondo. Lui ha fatto un'analogia tra Pinocchio dentro la balena come immersione nella rete e in una sorta di catarsi e di rinascita umana. Secondo lei c'è un aspetto limbico nell'essere in rete, nella vita virtuale? Ma io tendenzialmente sospetto dei rinascimenti, perché sono stati troppo spesso utilizzati per sbandierare cose che non erano neanche nemmeno nuove. Nella mia vita, insomma, non è proprio così breve, ne ho viste un po' troppi di annunci di nuovi rinascimenti o di nuove di vite che si riformulano. In realtà io penso che non ci sia niente di straordinariamente nuovo, se non ciò che è rinnovabile. È rinnovabile, non è rivoluzionario, è semplicemente un'applicazione, è un'app. Quindi l'app non è una novità, perché se non ci avesse il telefono, quindi il telefono è la banalità, l'app ti interessa per quanto? Per un mese, per 6 mesi, poi ce ne sarà un'altra, la scorri, ecco, si va avanti un po' per come una stallattite, goccia su goccia. Poi insomma, io credo che le diversità reali non dipendono dalla tecnologia che usi o da nulla, neanche dai soldi che hai, dipende da chi sei. Poi credo che la vita reale si debba giudicare su con altri parametri. Un'ultima domanda, diciamo così, scientifica. Secondo lei l'accelerazione digitale incide, e quanto incide, sullo stress, sull'ansia, sulle difficoltà esistenziali che abbiamo oggi? Ma guarda, diciamo, lo stress digitale è come lo stress delle automobili negli anni 50 e 60, cioè quando abbiamo cominciato a sederci dentro una utilitaria. Ce l'hanno venduta come strumento di facilitazione del trasporto. Poi sono diventate delle macchine infernali, poi le abbiamo volute sempre più competitive, le abbiamo inventato piccola Topolino, siamo arrivati a costruire un Abarth pretenziosa, no? Quindi volevamo non raggiungere un posto comodamente, ma lo volevamo raggiungere sempre più rapidamente, sempre più, in maniera sempre più arrogante, se si vuole, no? Abbiamo costruito le autostrade, poi delle strade ancora più larghe con cui potessimo correre finché ci pareva, eccetera eccetera. Quindi, e abbiamo anche inventato l'incidente stradale. E abbiamo anche inventato l'incidente stradale che mio nonno conosceva relativamente. E, ecco, la stessa cosa vale per lo stress digitale. Anche lì dipende come lo usi. Io tendo a vederla come una rivoluzione interessante, perché spalma in tempi diversi la nostra attività lavorativa. Noi stiamo arrivando alla distruzione dei caposaldi del capitalismo. Le faccio un esempio, quella che ho appena citato. La generazione di mio padre, l'automobile, noi che siamo nati a Torino lo sappiamo, l'automobile era un atto sacro. C'è andato tra famiglia davanti alla vetrina, no, del venditore, e poi si sognava, e poi si ritornava, e poi si facevano i calcoli di quanto sarebbe, si firmavano le cambiali, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi era un atteggiamento proprio sacrale. Guai a mettere in discussione la macchina. Bene, oggi siamo al car sharing.
certo. Quindi diciamo all'annullamento del possesso dell'automobile, chi se ne frega, non so che colore ha la mia automobile. Il mio padre sarebbe stata una bestemmia, perché ci aveva pensato 6 mesi, no? E poi non c'erano neanche tanti colori, fra l'altro, all'epoca, quindi c'era anche poco da pensare, però c'è lo stesso problema. Allora, ecco, noi siamo a quello, noi stiamo demolendo il luogo del lavoro, l'ufficio, non esisterà più. Anche lì una volta si ricorda, no? Fantozzi, no? Oppure Totò, poi c'è tutta questa allegoria che andava attorno, no? Al travè, no? Al travè, quello con la mezza manica. Questa cosa non ci sarà più, sarà come un quadro di Caravaggio. No, lo spazio di casa si riduce anche lo spazio di casa al computer, abbiamo cambiato la casa, no? Quindi noi stiamo rivoluzionando la nostra vita quotidiana, permettendoci cose che solo 20 anni fa erano impensabili. Quindi io credo che lo stress digitale ci sia, poi dipenda sempre da noi, perché se tu sei libero di lavorare quanto ti pare e liberamente scegli di lavorare 24 ore su 24, vuol dire che te la sei voluta, no? Un conto era quando il vecchio padrone, no, ti schiacciava, ti diceva che tu non potevi tornare perché c'era del lavoro extra, dovevi rimanere fino alle 11 di sera in azienda e stavi zitto perché sennò ti mandava a casa o non ti pagava gli straordinari, no? È un conto essere tu libero, padrone di te stesso, che dici no, stasera vado avanti fino alle 3 di notte perché devo fare una ricerca su questa cosa qua e piace a me farla, però fino alle 10 non ho fatto niente perché sono stato in giro con la mia amorosa, poi alle 10 un quarto comincio e sto fino alle 3, poi dormo fino alle 11 del mattino. Poi, ecco, tutta questa cosa, mio nonno avrebbe detto, quello è un lavativo, perché no, alle 8 di mattina non è in ufficio, non è in al lavoro, in officina o dove doveva andare. Ecco, questo stiamo cambiando, quindi non solo le cose fisiche, temporali della nostra vita, ma stiamo anche cambiando le categorie morali. E questa è una cosa fantastica. Categorie di spazio-tempo fondamentalmente. Sì, categorie di spazio-tempo che però decidono di noi, perché le categorie di spazio-tempo erano delle categorie anche morali. Sì. I nostri vecchi dicevano che quella persona era una brava persona perché era un gran lavoratore. E perché era un gran lavoratore? Perché alle 7:10 era già sul tram che andava in centro alla banca del lavoro. Sì. Mi spiego? Sì. Ecco, quello diceva di lui, che poi fosse un assassino, una persona che mi picchiava la sua moglie e non amava i suoi figli, questo non gli fregava niente a nessuno. Quindi era una categoria che era fissata da un orario. Se tu no, ottemperavi a quella tua funzione sociale, che in inglese si chiama proprio così, funzionamento sociale, tant'è vero che fino a non tanto tempo fa, guardi, questa è una riflessione interessante di chiusura, cambieranno le malattie mentali, perché così come cambiano le categorie morali, cambieranno le malattie mentali. Io che ho vissuto ancora ai tempi dei manicomi, pur tentando di buttarli giù, ricordo fin troppo bene qual era uno delle stigmate. Uno delle stigmate era che erano persone che non si assoggettavano ad una funzionalità sociale. Questo era già sufficiente per decretarne in qualche modo una cosa. Oggi tutto questo sarà sovvertito, quindi sarà interessante tra 20 anni dire, ma chi è matto? Perché non puoi dire, è matto? Ah, perché sai, lavora alle 3 di notte, si fa la doccia alle 5 di mattina. No? È uno strano. Sarà normale.
No, quindi voglio dire, adesso lo dico in maniera un po' così abbattuta, perché è una cosa un po'. Però invece dietro io credo che ci sia una cosa tremendamente seria, perché sarà molto interessante capire la psichiatria dove andrà a pescare le sue anomalie, perché sempre in cerca di qualche anomalia la psichiatria, quindi non so dove andrà, le troverà, però sarà, non saranno queste. Ma lei si sta interessando dal punto di vista scientifico a queste problematiche? Sì, certo. No, no, seguo, soprattutto seguo i giovani che... perché io sono limitato, ma lo dico perché non posso scimmiottare uno che è nato con internet, con l'iPad. Ecco, quindi mi interessa molto, ecco, capire che cos'è. C'è su rete? Esiste poi? Io no, sì, esiste uno, sì, su Facebook, no, esiste un mio sito abbastanza, ahimè, immobile, quindi non così aggiornato. Non ho mai lavorato, qualcuno mi dice che faccio male, ma su Facebook, nel senso che c'è un gruppo che lavora per me. Io francamente non ho molto tempo, e se avessi tempo non mi piacerebbe andare a rispondere a quello che mi chiede: secondo lei Renzi è uno psicopatico, è un genio. Non ho questa attitudine, come dire, di dipendenza dal cable, quindi cerco di affrancarmi da quella cosa là. Beh, peccato, perché volevo chiederglielo io se Renzi era uno psicopatico. No, penso che sia. Io penso che sia interessante, perché anche è stato già in qualche modo detto, però il suo linguaggio politico è diverso, non catalogabile come abbiamo fatto con le categorie che abbiamo utilizzato fino a non molto tempo fa, perché lui è uno che comunica per Twitter, cioè la sua comunicazione politica è Twitter, cioè sono poche parole che devono avere il massimo effetto e forse anche non troppo contenuto. E quindi noi che invece avevamo, no, noi che veniamo dall'idea della politica in senso, no, in senso retorico, che no, il bravo politico era quello che incantava per 3 ore, no? Fidel Castro si dice che parlasse per 12 giorni di seguito, ecco, pensiamo che da Fidel Castro a Renzi ci sono 12 ore liberate noi tutti, certo. Quindi forse è una liberazione, diciamo che è una liberazione dalla politica. Bene, ce la caviamo con poco, ecco. La ringrazio moltissimo. Grazie. E buon lavoro. Grazie.